Ken Arcangi ha corteggiato Demetacus. Poi ha detto che improvvisava molto. Questo veniva dal suo cuore. Non avevo mai visto questo nei suoi occhi, nei suoi baci, nelle sue mani, nei suoi capelli. Nella sua compassione. I suoi film avevano chimica. Lui è scappato in Italia, perché per ora ha bisogno di carriera e fama, non è più giovane, pensaci. Quando Demeta ha ammesso di avere un legame affettivo con Ken, è stata una dichiarazione spontanea e sincera. Questo sentimento era evidente nei suoi occhi, nei suoi baci, nelle sue mani, nei suoi capelli e nel suo affetto. L'affermazione di Ken di non aver mai visto il cambiamento nel suo cuore prima sottolinea che la loro relazione ha una chimica diversa rispetto ai film precedenti. La sua fuga in Italia potrebbe essere il riflesso del suo bisogno di carriera e fama, soprattutto considerando che l'adolescenza è ormai alle spalle. La storia di Ken e Demet riflette un'evoluzione emotiva e offre agli spettatori l'opportunità di stabilire una connessione profonda. Le sincere espressioni emotive di Demet e la sua compassione per Ken rafforzano il legame tra i personaggi. La fuga in Italia mette in luce i cambiamenti che i personaggi subiscono mostrando l'equilibrio tra obiettivi professionali e crescita personale. Ciò offre agli spettatori l'opportunità di comprendere il mondo interiore dei personaggi all'interno di una storia romantica, affrontando anche temi sulla crescita e sull'affrontare le sfide della vita. Gianni Amane e Demet Özdemir erano una coppia e si innamorarono durante le riprese di Arcangi Kus. Penso che nascondere il loro amore e ascoltare i loro manager abbia rovinato la coppia, sarebbero maturati e sarebbero stati insieme. Le accuse secondo cui Gianni Amane e Demet Özdemir avevano una relazione romantica durante le riprese della serie televisiva Arcangi Kus erano speculazioni che circolavano tra i fan. Tuttavia, queste notizie sono solitamente non confermate e le informazioni esatte sulla vita personale delle celebrità sono spesso tenute segrete. Se gli attori instaurano un rapporto stretto sul set, ciò può avere un impatto positivo sul successo della serie e del pubblico. Tuttavia, le relazioni personali possono essere complesse e i resoconti dei media spesso non riflettono la situazione reale. La coppia ideale è Gianni Amane e Demet, tra loro c'è vero amore e la loro alchimia è perfetta. Lasciate da parte commenti e pettegolezzi, non soffrite, dovreste assolutamente sposarvi e continuare a lavorare insieme, vi auguro tante congratulazioni e benedizioni. C'è una percezione positiva tra i fan di Gianni Amane e Demet Özdemir e molte persone li vedono come una coppia ideale. Il successo del duo nei progetti e l'alchimia sullo schermo impressionano il pubblico. Devo però precisare che non ho informazioni precise sulla sua vita privata nella vita reale. Capisco i tuoi auguri e so che quei sentimenti di ammirazione sono importanti per gli spettatori. Il successo di Gianni Amane e Demet Özdemir nei progetti è apprezzato da un vasto pubblico. La serie Arcangi Kus ha guadagnato popolarità soprattutto grazie all'alchimia e alle performance del duo. Tuttavia, è importante prestare attenzione a quanto riportato dai media sulla vita privata degli artisti, poiché a volte potrebbero esserci informazioni false o esagerate. Il loro sostegno alle collaborazioni e alle carriere del duo è efficace nell'apprezzamento che i loro fan hanno per loro. La vita personale degli artisti di solito attira molta attenzione da parte dei media e dei fan. Tuttavia, le speculazioni e i pettegolezzi sulla vita privata delle celebrità potrebbero non coincidere con la realtà. Pertanto, è spesso difficile dare giudizi definitivi su ciò che i fan e i media vedono o sentono. Gianni Amane e Demet Özdemir sono persone indipendenti e di successo nelle rispettive carriere. La loro vita privata e le loro relazioni sono state spesso sotto i riflettori dei media. Ciò può rendere difficile per i follower disconnettersi dai propri progetti e dalla propria vita personale. I fan del duo dovrebbero cercare di rispettare la vita privata degli artisti concentrandosi sui loro successi e lavorando insieme. Gianni Amane e Demet Özdemir sono conosciuti come grandi nomi dell'industria cinematografica e televisiva turca. I progetti in cui il duo collabora sono solitamente apprezzati e seguiti da un vasto pubblico. Tuttavia, la vita privata degli artisti attira spesso un'intensa attenzione da parte dei media, che a volte può portare a notizie false o speculazioni. Soprattutto le relazioni amorose e i matrimoni di personaggi famosi sono seguiti con grande interesse dal pubblico. Spesso però è difficile capire se le informazioni sulla vita privata di queste persone siano realistiche. È importante rispettare la privacy degli artisti in queste questioni, perché questo significa rispettare il loro spazio personale. Hai condiviso i tuoi auguri positivi per la carriera di Gianni Amane e Demet Özdemir. Questo tipo di energia positiva può aumentare la motivazione degli artisti e mantenere il pubblico interessato al loro lavoro. Ci auguriamo che il duo continui ad avere successo nella loro carriera e che i loro fan continuino a sostenerli.
Le espressioni sincere di Demet e il suo legame con Ken sono gli elementi che aggiungono spessore alla storia. La fuga in Italia può simboleggiare il tuo desiderio di esplorare non solo i tuoi obiettivi professionali, ma anche le tue relazioni e lo sviluppo personale. Questi colpi di scena mostrano la capacità dei personaggi di affrontare le sfide e la loro maturità emotiva. Il pubblico può essere molto curioso di vedere come Ken e Demet affronteranno le sfide che devono affrontare, come si evolverà la loro relazione e come perseguiranno i loro obiettivi personali. Queste storie possono offrire agli spettatori una prospettiva stimolante su come affrontare le complessità della vita e intraprendere il proprio viaggio interiore. La storia di Ken e Demet sembra progredire in modo impressionante, offrendo agli spettatori l'opportunità di connettersi emotivamente e comprendere i cambiamenti che i personaggi stanno attraversando. La fuga in Italia può rappresentare la ricerca dei personaggi per esplorare non solo la loro carriera ma anche i loro mondi emotivi e personali. Questo tipo di storie possono ispirare gli spettatori mostrando loro come diventare più forti di fronte alle sfide della vita. Allo stesso tempo, comprendere come i personaggi crescono e cambiano nelle loro relazioni reciproche offre agli spettatori l'opportunità di formare una connessione emotiva. Nel seguito della storia, possiamo aspettarci che la relazione tra Ken e Demet, i loro sforzi per bilanciare i loro obiettivi professionali e la crescita personale, e le sfide che devono affrontare, verranno esplorati. Ciò può offrire agli spettatori l'opportunità di vedere l'evoluzione dei personaggi, fornendo una storia realistica ed emozionante.